È stata definita l'isola che non c'è dal regista Castellani, che realizzerà un docufilm sull'argomento. Il quartiere di Metaurilia, con le sue splendide casette costruite nel ventennio fascista e ormai consegnate quasi tutte solo alla memoria, sono diventate argomento di uno studio urbanistico che, partendo da un giallo, è arrivato a colorare di nuova vita, curiosità e creatività la scuola dell'infanzia di Metaurilia. Infatti, per l'occasione, è stata inaugurata stamane una mostra per incentivare la rinascita di Metaurilia dal nome Orto di Mare 1934-1939. La mostra progetto pluriennale rappresenta, attraverso pannelli esplicativi, foto e documenti inediti, di uno spaccato della storia della borgata rurale costruita proprio nel ventennio alle porte di Fano. Archivio di Stato, interviste, e abbiamo ricostruito un disegno, secondo noi abbastanza chiaro, di quello che è successo nel ventennio fascista. Il progetto è piuttosto articolato, non prevede solo la mostra che voi vedete oggi, ma anche un sito che è già attivo, ecomuseometaurilia.it, che stiamo popolando giorno dopo giorno, quindi ancora è un po' scarno, però abbiamo molti contenuti, molti di più di quelli che si vedono nella mostra, e quindi durante l'inverno lo arricchiremo. Frutto di un lavoro nato grazie alla collaborazione di un gruppo di entusiasti volontari che hanno esaminato archivi, biblioteche, soffitte e raccolto la memoria di chi, in quella di Metaurilia, dal ventennio l'ha vissuta o ne ha respirato il racconto e il ricordo. Per l'occasione è stato progettato un diorama rappresentativo di una delle tante storiche casette. Mi è stato chiesto di riprodurre una sezione ben precisa, specifica, mi sembra che sia la casa Il Podere 80, se ricordo bene, di una delle case di Metaurilia, cioè utilizzate da questi signori, questi ortolani che venivano a risiedere qui in questo complesso e avevano l'obbligo di coltivare realizzare un certo tipo di produzione. La finalità della mostra rimane dunque quella di creare un ecomuseo per mantenere viva l'attenzione sulla borgata e creare nuove opportunità di turismo esperienziale. Una particolarità presente all'interno è la creazione di una mappa che riporta la rappresentazione di diversi matrimoni risalenti agli anni 40 e 50. Portare la gente in campagna voleva dire farla stare tra di loro, pane circenses, come dicevano anche i romani, cioè ti do da mangiare, ti faccio divertire, però tu stai e rimani isolato e qua. E questi matrimoni in qualche modo lo dimostrano, cioè ci si sposava con i vicini di casa con cui si condividevano i lavori e il divertimento. Da 115 famiglie oggi saranno un migliaio di persone legate, hanno anche un circolo che li lega, il circolo Albatros, e da storia e legami di sangue. Infine, la mostra resterà aperta dal 20 luglio fino al 19 agosto prossimo, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 18 alle 22:30.